Si salva installato sull'iPad Pro da 11 pollici il sistema operativo iOS 14. Qui nel widget, se sono sulla destra, non è cambiato pressoché nulla, però vedete, siccome sto utilizzando l'applicazione registratore schermo, in alto a destra, proprio nell'angolino qui, mi compare questo LED arancione, che vuol dire che sto utilizzando un'applicazione a cui ho consentito l'utilizzo del microfono. Se invece vado ad esempio nella fotocamera, il pallino diventa verde perché vuol dire che sto utilizzando un'applicazione con la fotocamera, qui ho concesso quindi l'autorizzazione della fotocamera. Altre novità invece con quanto riguarda il pannello, qui non c'è niente. Per quanto riguarda i widget, qui vedete posso andare, se tengo premuto sui vari widget, posso modificare i widget, modificare la schermata home o rimuovere i widget. Qui c'è la batteria, vedete tutte le varie applicazioni che ho, posso andarle a inserire. Qui vedete se clicco su modifica e poi qui con il meno vado a eliminare, con il più invece vado ad aggiungere. Qui ci sono tutti i widget delle applicazioni che ho installato. Vedete c'è raccolta smart e così via. Se le vado a trascinare, non può essere messa una schermata home, sono soltanto, vedete, qui messe in ordine. Invece nell'iPhone le posso andare a inserire nella schermata home. Un'altra novità per quanto riguarda le impostazioni, vedete i dati cellulare, qui praticamente andandole ad attivare qui nel pannello, non si può attivare più qui perché qui è scomparsa tutta la parte dove si poteva andare a inserire i dati manualmente. Vado, infatti vado su altro, vedete qui posso utilizzare il QR fornito dal gestore oppure andare a inserire i dati manualmente, perciò ho bisogno di un codice di attivazione sempre fornito dal gestore, un codice di conferma facoltativo. Ora hotspot personale, qui c'è le notifiche che posso andare, vedete, le notifiche per tutte le varie applicazioni. Qui è rimasto pressoché identico anche la suoneria, non disturbare. Il tempo di utilizzo anche qui è disattivato. I generali, qui c'è il picture in picture, che è la novità, vedete che avvia il pip automaticamente, cioè quando scorro verso l'alto per andare alla schermata home o utilizzo altri video app, le chiamate FaceTime possono quindi automaticamente la modalità picture in picture, cioè quando si restringe verso il basso potete continuare la navigazione sul tablet. Qui c'è l'accesso alle app del pannello, questo qui potete andare ad inserire. Anche qui non chiamate nulla, anche qui schermo e luminosità, True Tone, Night Shift, qui potete andare a mettere in modalità chiara, scura, automatica, ora c'è la schermata home e dock, potete scegliere più piccole o più grandi, accessibilità, poi c'è lo sfondo, qui, poi c'è il Siri, cercando qui, c'è una novità che questo App Clip, cioè consente a Siri di imparare dal modo in cui utilizzo le applicazioni Clip finché possa proporre suggerimenti sulle varie applicazioni. Ad esempio questo lo si va a vedere, andando verso il basso, vedete qui. Qui compare il suggerimento di Siri e dell'album. Per quanto riguarda l'Apple Pencil, questa è un'altra novità, qui vedete posso andare ad attivare questa opzione di disegno soltanto con l'Apple Pencil. Questa la posso utilizzare anche in Safari. Qui c'è Face ID e codice, qui praticamente vado a inserire le varie password, la batteria, anche qui non è cambiato praticamente niente, dicete quanto è utilizzata. Poi c'è la privacy, e qui sui servizi di localizzazione posso andare, vedete, a utilizzare, vedete, la mappa per gli avvisi di posizione. Posso andare a disattivare o attivare, poi posso condividere, poi per le varie applicazioni, sempre per App Clip, c'è la conferma posizione, sempre per Amazon Alexa. Qui posso andare, vedete, a cedere la posizione mai, la prossima volta, quindi rinviare al prossimo accesso, oppure utilizzare l'app sempre, oppure qui posizione esatta. Qui praticamente vi dice che attivando questa praticamente opzione vi dà la posizione esatta, se invece la vado a disattivare vi dà una posizione approssimativa. Quindi io posso concedere alle varie applicazioni la localizzazione sulla posizione esatta o la posizione approssimativa. Per quanto riguarda poi un'altra novità è quella delle password,
e qui praticamente vi dice tutte le password dei vari account che avete sull'iPad, e inoltre praticamente c'è un suggerimento di password, cioè vi dice praticamente tutte le password che sono state violate oppure che compaiono in qualche lista di hacker, e quindi vi dà un suggerimento di andare a modificare direttamente sul sito. Sull'app messaggi anche qui c'è una novità, cioè nelle varie liste dei messaggi posso andare, per esempio, sgucciando da sinistra verso destra, posso andare a fissare in alto, quindi posso mettere praticamente degli utenti a cui mando più spesso i messaggi tra i preferiti, in modo che mi compare sempre nella posizione verso l'alto. Un'altra novità è in Safari, qui vedete ci sono tre schede aperte. Se io vado a cliccare sul pulsante delle schede che tengo premuto, mi escono queste novità, quindi posso chiudere soltanto un pannello oppure tutti e tre i pannelli aperti. Cosa che posso fare anche se anziché tenere premuto premo soltanto e tengo poi premuto su fine, qui vedete posso aprire una finestra oppure chiudere tutti e tre i pannelli. Se invece tengo premuto sul più, posso vedere andare a vedere tutti i pannelli chiusi di recente che non compaiono però qui nella lista dei pannelli. Oppure qui privata, posso andare a aprire un pannello in modalità privata. Se tengo invece premuto sul più, qui vedete sempre i pannelli chiusi di recente. Se tengo premuto sulla freccia per tornare indietro, qui mi dice tutte le pagine che ho visitato prima, e la stessa cosa succede per il pulsante andare avanti. Se invece clicco, tengo premuto su quei segnalibri, posso andare ad aggiungere l'elenco di lettura, aggiungere segnalibro e aggiungere segnalibri per tutti i pannelli. Sul pulsante AA, nell'iPhone compare, oltre ai resoconto sulla privacy, anche la traduzione della pagina nella lingua che poi andate a scegliere. Sul resoconto della privacy, qui vedete, Safari impedisce ai tracker di tenere traccia della tua navigazione sui siti web, sia dei tracker cross-site, cioè quelli che sono consigliati da alcuni siti web ad aziende di raccolta dati, che vengono chiamati appunto tracker, di tenere traccia della tua attività di navigazione. Questi tracker sono in grado, vedete, di seguirti sui siti web e raccogliere tutte le attività che svolgi creando un profilo per inserzionisti. E poi c'è l'antitracciamento intelligente, vedete, l'antitracciamento usa il machine learning sul dispositivo per identificare i tracker e impedire loro di accedere alle tue informazioni personali. I tracker conosciuti vengono identificati in modo indipendente da DuckDuckGo. Qui vedete gli ultimi 30 giorni, cioè i tracker a cui sono impediti la professione sono 76 e i siti web che hanno contattato i tracker sono 88%. E questo è il tracker più contattato, cioè doubleclick.net, che è stato, vedete, bloccato sui 7 siti web. Qui ci sono tutti i siti web. Vedete, su Amazon, vedete, abbiamo questo Amazon Ad System.com, Amazon.com, sul telefonino.net abbiamo tutti questi tracker, qui invece nei tracker qui mi compare tutti i tracker più utilizzati, DoubleClick.net appunto è quello più utilizzato. Altre novità è qui nell'App Store, che compare anche il Game Center, vedete, con l'account. Poi c'è la novità della mail, qui vedete, questa è la schermata, se vado a cliccare su caselle, vedete, mi compaiono tutte le caselle che ho configurato, prima che compaiono direttamente qui, poi swipando invece verso sinistra, vedete, scompaiono, e ricompaiono cliccando su caselle, qui posso andare a modificare. Un'altra novità è quella delle foto. Qui vedete, ho scattato una foto, posso vedere con il pulsante in alto a destra, posso cliccare su originale oppure uno a uno. Qui posso andare a selezionare, qui cliccando i tre pallini in alto a destra, vedete, posso andare a ingrandire fino a 2 volte, questo è il formato, oppure posso andare a ridurre, tornare quindi al formato originale. Posso andare a utilizzare la griglia con proporzioni, vedete, posso utilizzare griglie foto quadrate, mi compare la foto quadrata, oppure griglia proporzioni, che compare quindi più formato diverso che quello originale. Poi c'è il filtro, qui posso andare, vedete, a selezionare tutte le foto preferite, modificate, oppure foto e video. E poi la presentazione, praticamente vi va a fare una presentazione di tutte le foto che avete memorizzate in galleria. Queste sono le principali novità. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.